Bella raga, bella raga. Sulla mia nuova sedia, guardate lì, sta delle bandiere dei miei viaggi, vabbè. Se le tre là sono dei miei viaggi. Le vedete al contrario, vabbè. Sono dei miei viaggi che ho fatto. Niente, sto in camera mia, vedete. Qui c'ho la sedia che ho comprato perché l'altra è diventata un po' scomoda quella dove stavo, ma non l'avete mai visto perché faccio mai video in questa camera qua, ma adesso in poi. Comincerò a farli qua. Comunque, la Roma che vince 3-1, 3-1 con gol di anche Fazio e gol di poi di Kolarov che era laziale per il 71esimo, cioè famosa una cosa che non vi devo spiegare, comunque se Roma iniziò a sapere lui 71, quindi vabbè, era importantissimo, poi ha risultato tantissimo, secondo me poteva anche non risultare. Come è risultato? Perché alla fine, secondo me, quando uno è ex non lo deve fare. Poi, certo, se uno si è lasciato male oppure per esempio, non ci teneva a quella squadra, però la società, per esempio, l'ha mandato via male o si sono chiusi male con i tifosi perché quello comunque ci teneva. Ma è tutto quanto, allora ok. Però, se no, se uno se ne è andato comunque bene, non può esultare come ha fatto lui. E poi ha segnato anche Pellegrini. Pellegrini ha fatto un gol e due, e un gol e un assist. E si è ripreso, diciamo, dal trend negativo. Siamo comunque era entrato un loop negativo in cui non sbagliava spesso, come aveva fatto pure col Bologna, che aveva sbagliato porta vuota. E la Roma che adesso ha fatto tre vittorie, due pareggi e due sconfitte. E quindi stiamo a 11 punti sui dovrebbero essere sui 20. 21, non mi vorrei sbagliare perché due pareggi sono 2 più 2 sono 4 punti persi più 6 delle partite perse. Abbiamo perso 8 punti, 3 dobbiamo stare 19. Boh. Vabbè, sicuramente sta sbagliando qualcosa. Dobbiamo sapere nei commenti perché ne abbiamo giocato con alla Torino abbiamo vinto, poi abbiamo fatto Atalanta, abbiamo pareggiato, poi Milan abbiamo perso, poi Chievo Verona abbiamo pareggiato, poi dopo il Chievo Verona che abbiamo pareggiato abbiamo perso col Bologna, poi vinto col Frosinone e vinto con la Lazio, quindi boh, forse mi sto sbagliando io, 3 e 2 e 2. Vabbè, aspetta, perché noi eravamo a 8, 11, non lo so, vabbè, sto sbagliando qualcosa sicuro. Comunque va bene. E fatemi sapere poi nei commenti. Secondo me no, aspetta, se dà 10 punti, infatti sì, ho rifatto il calcolo, scusate, ecco. I 10 punti in meno, quindi dobbiamo stare appunto a 21. Mo c'è lo scontro. Contro Napoli, Juve. Che però non so a che ora è, non so se stanno già giocando, se giocheranno stasera. E quindi sarà un bello scontro. Noi che ci solleviamo, diciamo, da questo trend negativo, perché saranno entrati, diciamo, dopo, cioè, in realtà, con la vittoria là, vabbè, abbiamo detto, ok, siamo, perché come l'anno scorso avevamo giocato non benissimo, però non avevamo fatto male. Poi abbiamo cominciato un po' a storcere il naso quando abbiamo pareggiato con l'Atalanta, perché abbiamo buttato un tempo, se no potevamo anche vincere, poi con il Milan abbiamo giocato male, quindi ci hanno storto il naso, poi dopo con il Chievo Verona potevamo portarla a casa ma non l'abbiamo fatto, poi con il Bologna abbiamo toccato il fondo. E quindi poi ci sono stati i ritiri punitivi, Di Francesco ha capito che doveva cambiare modulo, siamo ripartiti e abbiamo fatto 7 gol in due partite. Cosa positivissima, e ne abbiamo subito uno. Quindi cosa più che positiva perché diciamo che l'anno scorso abbiamo subito molti, un pochi, cioè molti meno gol di quanti ne abbiamo subiti, però comunque ne abbiamo fatti tanti, perché comunque fatti due col Chievo, poi tre con l'Atalanta, tre oggi, quindi già siamo 5, 8, 8 più 4 l'altra volta,
8 e 4, 12 più 1 fatto al 1 fatto al Milan e 1 fatto al Torino, quindi 14 gol. Non abbiamo segnato, non ho fatto mai il calcolo, e 8 subiti. Quindi comunque stiamo riprendendo. Positivo anche perché così di Francesco non verrà cacciato, perché anche io mi ero arrabbiato dopo che col Bologna avevamo perso, perché diciamo che eravamo arrivati proprio tutti i tifosi, erano arrivati a una crisi di nervi. Ma vincere il derby, cioè vincere col Frosinone 4-0, vincere il derby 3-1, diciamo che ci rimette in sesto. Poi non so le prossime che abbiamo, poi non so, poi credo che o martedì o mercoledì c'è la partita col Viktoria Plzen, che però non so se, cioè, devo un attimo informare, perché so che col Viktoria Plzen, però non so se martedì o mercoledì, dovrebbe essere martedì, non so nemmeno a che ora è. Spero che sia la sera, alle 9, perché se alle 7 quasi sicuramente non potrò vederla, perché devo studiare e quindi non potrò vederla sicuramente. Mentre invece se è appunto alle 9 c'ho più facilità di vederla. Comunque è stata una partita importante. Avevo dei compagni, tanto perché li avevo già citati l'altra volta, che sono andati allo stadio, erano stati contenti. E niente, quindi spero che il video vi sia piaciuto. Commentate, spolgiate, iscrivetevi e ci vediamo con un prossimo video martedì o mercoledì, di Champions. Sperando che riesco a vederla. Bella.